Allora, ricapitoliamo. Ricapitolando, ciò che abbiamo visto sulle stringhe per il momento è la possibilità di appunto definire una stringa, trovare la lunghezza di quella stringa con la funzione len, estrarre un singolo carattere da quella stringa oppure estrarre una sequenza di caratteri consecutivi da quella stringa. Ok? La posso creare, la misuro, ne estraggo un carattere, ne estraggo un gruppo di caratteri. L'indice normalmente sono indici da 0, indice da 0 a len meno 1, e quando io ho una rappresentazione tramite intervallo è sempre il primo valore compreso e 5 escluso. Ok? Poi sulla sintassi dei range, volendo, si può diventare più pignoli e vedere delle estensioni. Ad esempio, è possibile lasciare sottinteso il punto di partenza, e allora sottinteso sarà il primo carattere, 0. Posso lasciare sottinteso il punto d'arrivo, e allora sottinteso sarà l'ultimo carattere, il meno 1. Oppure posso lasciare sottintesi entrambi, e di fatto sto estraendo una nuova stringa che inizia all'inizio e finisce alla fine di quella esistente, cioè una copia identica di quella precedente. Che per le stringhe è un'operazione inutile, ma vedremo che invece sulle liste è invece molto utile, quando faremo altri tipi di contenitori che non siano solamente le stringhe. Quindi fino al carattere 6 escluso, quindi avrò 6 caratteri, da 0 a 5, quelli di posizione da 0 a 5. Dal carattere 6 compreso fino alla fine della stringa. Carattere 6 è il settimo della stringa, quello di indice 6 è il settimo carattere della stringa fino in fondo. Non ci perdo tempo, è possibile quando definiamo un range definire anche un passo. Normalmente io dico da 2 a 5, sottinteso 2, 3, 4, 5, cioè ogni volta sommo 1. È possibile sommare una quantità anche diversa da 1, positiva o negativa, passo 2, passo 3, quindi per un carattere sì, un carattere no, passo meno 1, cioè mi dà la stringa al contrario. L'unica cosa utile è questa, che è un po' strana da leggere, ma vuol dire che estraggo, data una stringa, una sottostringa che parte dal primo carattere, perché è sottinteso, comprende fino all'ultimo carattere per sottinteso e va avanti con passo negativo. Vuol dire che mi dà una stringa i cui caratteri sono gli stessi ma al rovescio, dall'ultimo verso il primo. A volte può essere utile, no, comodo, non so, divertente, chissà. Ok, quindi questo un po' riassume anche qua le cose che si possono fare con le stringhe. Adesso vediamo ancora due cose, un approfondimento sui caratteri e uno sui, sulle operazioni che posso fare sulle stringhe. Perché finora ho detto un carattere e ho dato per scontato che tutti noi sappiamo che cos'è un carattere, perché lo scriviamo in Telegram. Vi ho detto questa come definizione, ciò che scrivi in un'applicazione di chat. Ok, in pratica che cos'è? In pratica ci ricordiamo che i calcolatori sono solo capaci a ragionare con i numeri, in particolare con i numeri binari, ma in questo momento non ci interessa. Quindi, in realtà, quando noi scriviamo un carattere, quando scriviamo una lettera, la prima cosa che fa il calcolatore è di convertirla internamente in un numero. C'era la stringa di esempio Harry, iniziava con la H maiuscola, ecco, il calcolatore non ha un posto dove mettere le lettere, non ha una memoria in cui ci stanno le lettere, ha una memoria in cui ci stanno i numeri. In particolare
c'è una tabella di codifica che dice che la lettera H maiuscola si rappresenta col numero 72. Questa tabella è nota fino da prima che nasceste voi sicuramente, ma anche prima che nascessi io. I primi calcolatori hanno dovuto definire dei codici di conversione dai numeri che il calcolatore è in grado di gestire ai caratteri che venivano visualizzati, inseriti da tastiera, stampati, eccetera, eccetera. Questa tabella prende il nome di codice ASCII, o ASCII, dipende un po' come la volete pronunciare, e ASCII sta per American Standard Code for Information Interchange, cioè codice standardizzato americano per lo scambio di informazioni. Era molto limitata, ha solamente 127 caratteri diversi, ci stanno tutte le lettere maiuscole, ad esempio la N maiuscola ha codice 78, la lettere minuscole, la R minuscola ha codice 114, non fatevi spaventare le varie tabelle, queste tabelle sono lo stesso numero scritto in base 10, base 16, eccetera. Ha tutte le cifre numeriche, il 2 corrisponde al codice numerico 50. Quindi il calcolatore distingue molto bene il 2 come numero intero, che lo memorizza come 2, dal 2 come carattere, che lo memorizza come 50. E ovviamente deve sapere che quello è un carattere o quello è un intero, perché lo devo trattare in modo diverso. Ho i segni di punteggiatura principali, ciascuno nel suo codice, lo spazio che è codice 32, e poi ho alcuni codici, erano riservati 31 codici particolari per dei caratteri di controllo, si diceva, ad esempio la capo, quando io faccio a capo, per sapere che vado a capo in qualche modo lo devo codificare, che quella stringa a un certo punto va a capo, che quel programma in Python a un certo punto va a capo. Allora ci sono due caratteri che sono il 10 e il 13 che codificano la capo. Poi Windows li usa 10 o 13 abbinati, il Mac li usa solamente il 13, Linux usa solamente il 10 e lì ci sono un po' di incompatibilità, ma vabbè. E altri caratteri di controllo che in realtà al giorno d'oggi si usano quasi nulla, c'è il 7 che, scusate, l'8 che è il backspace, la freccia per cancellare indietro e così via. Quindi da più di 50 anni esiste questa tabella di conversione. E ogni volta che scriviamo un testo viene automaticamente convertito in questi codici numerici che vediamo sulla prima colonna e poi ogni volta che deve essere visualizzato, elaborato, eccetera, verrà invece convertito nel carattere che vediamo in rosso. Ovviamente non ci possiamo fermare a questa tabella perché il brutto del codice ASCII, che questa A vuol dire American, nel senso che gli americani erano più che soddisfatti di avere le 26 lettere del loro alfabetico, del loro alfabeto maiuscolo e minuscolo. Ma noi italiani, che non abbiamo un alfabeto particolarmente complicato, ma le lettere accentate sì che le abbiamo. E quindi l'idea di avere un codice che rappresenta un alfabeto molto limitato, se visto dal punto di vista globale, ha portato allo sviluppo di una tabella, sempre l'idea è sempre la stessa, una tabella di codice, ma anziché essere limitata a 127 codici, è aperta alla possibilità di rappresentare qualunque carattere di qualunque alfabeto, di qualunque script, no? Esista sulla Terra e anche non sulla Terra. E quindi c'è questo standard che si chiama Unicode, cioè un codice unificato mondiale che rappresenta tutti i possibili caratteri che sono stati definiti. E quindi ci sono sicuramente, Unicode è un sovrainsieme del codice ASCII, quindi se nel codice ASCII la lettera B è rappresentata al numero 60, non è 62, ma questo è un 62 in base 16, e quindi sarà 94 se non sbaglio, una cosa del genere. Lo stesso codice numerico in Unicode rappresenta la stessa lettera, ma in più dentro Unicode ci sono anche dei simboli, che ne so, le faccine, le lettere accentate e tutte queste cose qua di cui abbiamo bisogno. Qui c'è un link a un sito, tra i tanti, no? Che riporta, vedete, le prime pagine sono i simboli standard, ASCII, e poi man mano che vado giù comincio ad avere le lettere accentate con tutti gli accenti possibili,
alcuni in Italia non li usiamo, ma da altre parti si usano, e se poi vado giù compare un po' di cirillico, se non sbaglio, poi ci sarà l'alfabeto greco da qualche parte, poi ci sono alfabeti, caratteri usati, non so, nell'alfabeto arabo, nell'alfabeto siriano, nell'alfabeto, e poi più vado giù, più vado avanti, nessuno di noi credo che sappia, conosca tutti questi alfabeti, per poi arrivare agli alfabeti, adesso è più avanti, anche qua CJK, che CJK è un'abbreviazione fra cinese, giapponese e coreano, perché condividono molti simboli, almeno graficamente, anche se il significato è diverso, e poi ci sono invece le espansioni per ciascuno di questi. E, ad esempio, questo carattere qua, che non ho la minima idea di cosa voglio dire, spero che non sia osceno, ha un codice numerico 3424, no? Codici numerici, migliaia di caratteri, a differenza dei 127 del codice americano, no? E poi, visto che Unicode è piaciuto, ci hanno aggiunto anche tutte le parti di vabbè, adesso qua non so dove sono, perché chiaramente stiamo navigando in uno spazio molto molto ampio, tutte le parti che contengono anche le icone, le faccine, eccetera, le bandierine, tutto quello che abbiamo nei servizi di messaggistica, non sono immagini, non sono foto, gli emoticon, sono caratteri previsti dal codice Unicode. E questo è il motivo per cui quando tu lo mandi a qualcuno che ha un computer diverso dal tuo, uno smartphone di un sistema operativo diverso, continua a vederlo, lo stesso simbolo, perché, no, si fa riferimento a questo standard Unicode. Il prezzo da pagare qual è? Il prezzo da pagare per avere questo è, da un lato, un costante aggiornamento, una costante definizione di nuovi simboli, va bene, dall'altro il fatto che nel codice ASCII ogni carattere occupava 8 bit, anzi 7. Nel codice Unicode ogni carattere può occupare fino a 32 bit, quindi può essere 4 volte più grande, occupa molta memoria in più. È vero che rispetto agli anni 70, agli anni 60, la quantità di memoria che abbiamo a disposizione adesso, diciamo così, è esponenzialmente maggiore, quindi non è più un problema essere giusti al byte, giusti all'uso del bit. E l'altro problema è che ci sono alcuni caratteri che occupano meno bit, altri caratteri che ne occupano, questo solo 8, questo 16, questo ne occupa 20, e quindi la lunghezza, il numero di bit occupati dai caratteri è variabile, non è più costante. E questo complica gli algoritmi che devono gestire queste cose. E chi se frega, nel senso che gli algoritmi saranno dentro le librerie di base, no? Però vi sarà capitato di ricevere magari una mail o un messaggio inoltrato da qualcuno che al posto di una lettera accentata c'ha delle combinazioni strane di lettere. È perché a un certo punto qualche software a metà non è stato bravo a gestire bene la codifica Unicode, e quindi ci sono dei pezzettini magari che gestivano male questi caratteri cosiddetti multibyte. Ma per fortuna Python e anche i sistemi operativi più recenti sono costruiti dalle fondamenta su Unicode, quindi questi problemi, diciamo così, di compatibilità sono sempre minori, salvo a volte appunto che si scarica un file in giro e lo apri con caratteri strani perché non è codificato nel modo giusto. Normalmente tutto questo discorso della codifica interna, binaria, male, numerica, dei caratteri interessa poco all'uso dei caratteri stessi, perché abbiamo delle funzioni che trattano la stringa considerando i caratteri, non considerando i numeri. Però se ci serve, ci sono due funzioncine che servono per passare dal mondo numerico al mondo carattere usando ovviamente la tabella Unicode. Quindi se io prendo ad esempio la funzione ORD, mi dà il numero d'ordine di un determinato carattere. Quindi se io prendo il numero d'ordine della lettera B minuscola, mi dice che la lettera B ha come un numero d'ordine 98. Se invece volessi sapere, che ne so, la faccina sorridente, la andiamo a prendere da qua, Windows punto, vi apro il pannello per scegliere il emoticon se non lo sapete, no? E vuol dire che questo qua avrà un codice d'ordine invece molto più grande, perché è stato definito più tardi, molto più tardi, e la funzione inversa ovviamente fa, quindi
cosa fa la funzione ORD? Riceve una stringa e restituisce un intero. L'intero è il valore, la posizione all'interno della tabella Unicode di quella stringa, o nel caso in cui la stringa sia più lunga, del primo carattere di quella stringa. La funzione inversa è CHR, per cui se gli do un numero 44 mi dice che il carattere che corrisponde nella tabella Unicode al numero intero 44 è la virgola. Se invece 4444 è questa cosa qua, che non so che cosa si dica e non so neanche in che alfabeto sia scritta, e così via, no? Se voglio sapere cosa viene dopo quella faccina di prima, posso prendere questo numero, inserisci, più 1, vediamo un po' cosa viene, vicino a questo c'è questo. Se noi facciamo un ordinamento alfabetico delle faccine, quella che ride con la lingua fuori è... viene prima di quella che ride con i denti in vista, ecco. Poi non ci sono motivi filosofici dietro, ma semplicemente l'hanno definita in quell'ordine. Quindi questo vuol dire che all'interno del direttamente nativo nel linguaggio, all'interno delle stringhe, abbiamo la possibilità di qualunque stringa Python di agire, di usare l'intero insieme di caratteri Unicode, quindi non ci dobbiamo porre problemi di caratteri accentati o altre cose. Questo in alcuni casi si differisce abbastanza, ad esempio, da linguaggi come il C, dove sono tipi di dati completamente diversi e Unicode non è ancora arrivato. Ma va bene. Questo quindi è una prima attenzione. Ricordiamoci che sotto ogni carattere c'è un numero e se ci serve quel numero lo possiamo vedere e usare. Poi volevo raccontarvi qualche funzione che possiamo usare per manipolare le stringhe, per fare dei calcoli con le stringhe. Il problema è che le funzioni sulle stringhe, come abbiamo definito le funzioni, sono in realtà finite, nel senso che su una stringa c'è int che converte l'intero, str che crea la stringa, ord e chr che convertono e estraggono il valore Unicode, e len che mi dà la lunghezza e basta. Perché? Perché il linguaggio Python ci mette, visto che è un linguaggio a oggetti, purtroppo qua la programmazione oggetti in questo corso non ci sta, però le librerie sono fatte tenendo conto di questo metodo di programmazione che non è solamente procedurale, ma appunto si viene detto a oggetti, nel quale alcuni tipi di dati, alcuni tipi di valori hanno delle operazioni, definiscono delle operazioni che sono valide solo per loro. E queste operazioni vengono chiamate non funzioni, ma metodi. Cioè, cosa vuol dire in soldoni? Vuol dire che se io la funzione int la posso applicare a qualunque dato. Ok? E mi dice, me lo converte in intero. La funzione len la posso applicare quasi a qualunque tipo di contenitore. Nel caso di una stringa mi dice il numero di caratteri, nel caso di una lista mi dirà il numero di elementi, ma è una funzione che vale in generale. L'operazione, ad esempio, di mettere una stringa in maiuscolo vale solo per le stringhe. Quindi non avrebbe senso definire una funzione generale, metti in maiuscolo, che poi la posso applicare solamente alle stringhe e a qualunque altro tipo di dato da errore. Allora, quello che si fa è di dire, questa funzione che metto in maiuscolo la definisco all'interno del concetto di stringa. Si può applicare solo alle stringhe e prende nome di metodo, metodo poi alla fine significa una funzione associata a un tipo di dato, a un tipo di oggetto. È un metodo delle stringhe. Vuol dire che qualunque variabile di tipo il cui valore sia una stringa, quindi qualunque variabile stringa, può usare quelle funzioni, questi pardon, si chiamano metodi. Perché ne parliamo? Perché la sintassi per usare le funzioni e per usare i metodi è leggermente diversa. Per chiamare funzioni abbiamo detto int, aperta tonda, nome della stringa, chiusa tonda. Quindi la funzione viene messa davanti, prima, e tra parentesi viene messo il valore su cui applico la funzione, come le funzioni matematiche, f di x, tra parentesi. Un metodo invece viene chiamato, richiamato con una sintassi punto,
nome della variabile, punto nome del metodo. Ad esempio, se name è una stringa, per i valori di tipo stringa esiste un metodo che si chiama upper, che converte la stringa in maiuscolo, o meglio, ricalcola una nuova stringa che è uguale alla versione in maiuscolo della stringa precedente. Questo è un metodo dell'oggetto stringa, quindi vale solo sulle stringhe, e si può applicare a una variabile che contiene una stringa, in questo caso name, punto nome della funzione, nome del metodo. E tra parentesi gli eventuali argomenti. Ovviamente questo metodo upper non ha bisogno che io gli passi il nome della stringa name, perché lo sa già, è già appiccicato alla stringa name stessa. Quindi eventualmente può avere bisogno di argomenti aggiuntivi, ma non sicuramente della stringa o dell'oggetto, del valore su cui deve operare. Ok? Quindi noi nel programmare avremo alcune operazioni che le facciamo con la sintassi da funzione, funzione aperta tonda valore, altre che invece le useremo con la sintassi da metodo, e quindi variabile punto nome del metodo. Non è, cioè, concettualmente è la stessa cosa, semplicemente fanno parte di due blocchi, diciamo così, diversi, e quindi si usano in modo leggermente diverso. Le funzioni, questo è il motivo per cui, non so se vi ricordate, la volta scorsa vi ho fatto vedere una tabellina dicendo queste sono tutte le funzioni predefinite, tutte sole, non ce ne sono altre predefinite. Ma in realtà di metodi definiti ce ne sono migliaia, ma sono sotto forma di metodi perché si applicano solamente a certi tipi di dati. Ne parlo adesso perché molte delle operazioni che posso fare con le stringhe sono sotto forma di metodo. Quindi se una variabile di tipo stringa, posso fare s.lower e mi dà la versione in minuscolo di quella stringa. s.upper mi dà la versione in maiuscolo di quella stringa. Attenzione, non mi modifica la stringa facendola diventare minuscola. Abbiamo detto che le stringhe sono immutabili. Restituisce una nuova stringa, che se voglio devo memorizzare da qualche parte, se no la perdo, che sia la versione modificata della stringa di partenza, dove la modifica consiste nel mettere la lettera in minuscolo. Dimmi. Nessuno. Upper non ha bisogno di parametri aggiuntivi. Però le parentesi ci devono essere sempre, sì. Sì, perché altrimenti devo distinguere quello che è il nome del metodo dal fatto che lo sto chiamando questo metodo, gli sto dicendo di lavorare. Quindi le parentesi ci vogliono sempre. Se vogliamo, sia nel caso delle funzioni, sia nel caso dei metodi, anche se non ho nessun parametro da passarti, le parentesi devono essere. Dimmi. Sì, sì. Allora, vediamolo con qualche esempio. Ad esempio, abbiamo detto s uguale ciao, s.upper mi dà ciao scritto in maiuscolo. Ma S non è cambiata. Quindi il metodo upper non trasforma S, ma mi calcola un nuovo valore, che in questo caso ho stampato e ho buttato via. Posso fare T uguale S.upper. E quindi avrò S che continua a essere ciao minuscolo e T che invece sarà ciao maiuscolo. Cosa ho fatto? Ho calcolato un valore a partire da un valore precedente e l'ho salvato in una variabile. Poi nessuno mi vieta di fare come voleva fare lui, s uguale s.upper. Oh, ma è la stessa cosa di x uguale x più 1 che abbiamo fatto ieri. Prendo a uguale a più 1 era. Prendo un valore, ci faccio dei conti che partono da quel valore e il risultato, anziché memorizzarlo in un'altra variabile, lo rimemorizzo nella stessa variabile di prima perdendo il valore vecchio. E quando faccio 3 più 1 non è che ho modificato il 3 e l'ho fatto diventare 4, semplicemente ho dimenticato il 3 e ho salvato il 4. E qui è la stessa cosa. Adesso chiaramente S vale ciao, maiuscolo, e mi sono perso con la minuscola. Sembra che io abbia modificato il valore della stringa ciao. Non ho modificato il valore della stringa ciao, ho modificato il valore della variabile, che adesso non fa più riferimento alla stringa ciao piccola, ma fa riferimento alla stringa ciao grande.
possono sembrare distinzioni di fino, però teniamole presente, cominciamo a digerirle, perché poi sulle liste ci caschiamo, casca l'asino quando uno passa una lista a una funzione e non sa più se sta modificando o no un dato piuttosto che un altro, no? Che è il modo che ha Python di definire, anticipo solo per chi ha già toccato queste cose, per definire se una variabile viene passata by reference o by value o cose di questo genere. Non ci sono puntatori qua, non ci sono riferimenti, c'è un modello molto più chiaro che però si basa su questi concetti qua. Quindi li cominciamo a digerire finché sono semplici, per poi poterci lavorare meglio quando sono più complessi. Allora, dicevamo, c'è un metodo replace. Cosa fa il metodo replace? Sostituisce tutte le lettere o i caratteri di un certo tipo con altri caratteri. Quindi va a cercare all'interno della stringa se ci sono dei caratteri e questi li sostituisce. Quindi se io ciao fatto così, che adesso è S, posso fare S.replace. Modificami la O in U. E lui è andato a cercare una stringa, tutte le volte che ha trovato una O maiuscola, in questo caso ce n'era una sola, l'ha sostituita con una U. Ovviamente, ribadiamo, S non è cambiata, ma quel valore modificato può essere usato altrove, no? Quindi tutte le funzioni, pardon, i metodi che lavorano sulle stringhe funzionano in questo modo. Prendono una stringa, gli fanno cose o le fanno cose, e restituiscono un nuovo valore. Cioè restituire un nuovo valore, scusate se uso questo gergo, che è il gergo delle funzioni, vuol dire che al posto di quella funzione, di quel metodo che ho scritto, s.lower, c'è come valore calcolato il risultato di quell'operazione. Quel risultato o lo uso in un'altra espressione perché ci faccio altre cose, o lo salvo in una variabile o lo perdo. Beh, qui sulle slide e sul libro fa una cosa minimale, dice guarda, ci sono queste cose, questi metodi qua sulle stringhe. In realtà se noi andiamo a vedere sul sito di Python, che avevo aperto il link prima, mi dice guarda, metodi sulle stringhe, e anche qua ce n'è. Count, codens, count ad esempio conta quante volte compare un carattere all'interno di una stringa. Verifica se una stringa finisce con un certo carattere o una certa sequenza di caratteri oppure no. Cito solo alcune. Find, ricerca all'interno di una stringa se ce n'è un'altra stringa al suo interno e ti dice in che posizione si trova. Inizia il carattere 1, il carattere 2, il carattere 5. Format ci giocheremo. Index è la stessa cosa di find, lui dice, però nel caso in cui non lo trovi si comporta in modo diverso. La stringa è alfanumerica sì o no? La stringa è alfabetica sì o no? Alfabetica vuol dire che contiene solamente lettere, maiuscole o minuscole. Alfanumerica vuol dire lettere o numeri. E poi ce n'è, no? Ce n'è pagine e pagine di funzioni, alcune ci giocheremo più avanti, alcune diciamo, ci giocheremo la settimana prossima in esercizi, altre invece devono aspettare di conoscere le liste perché sono, mettono insieme liste e stringhe. Però sono tutte così, oggetto di tipo stringa, punto, nome del metodo, tra parentesi, i parametri di cui quel metodo ha bisogno per poter lavorare. Sì. Scusa? La replace, sì. Replace sostituisce all'interno della stringa di partenza, andiamo a vedere cosa c'è scritto, perché una delle cose che dobbiamo imparare è a leggere la documentazione. Anche perché all'esame questo sito qua ve lo facciamo consultare. Replace, è in inglese ovviamente, ritorna una copia della stringa, e quindi ci ricorda, martellandoci, guarda che le stringhe sono immutabili, quindi non le modifica, in cui tutte le occorrenze della sottostringa old siano rimpiazzate dalla new. All, tutte le occorrenze, tutte le volte in cui viene trovata. A meno che tu gli dia un terzo argomento, count, opzionale, allora modifica solamente le prime count occorrenze. Quindi se vuoi che venga rimpiazzato la prima, solamente una volta, fai punto replace, valore vecchio, virgola, valore nuovo, virgola 1. Allora dici, ok, cambialo una, se lo trovi, cambia una volta e poi fermati, se ci fosse altre volte non farlo. No? Quindi, come sempre...
da un lato è la funzione che ci serve, andiamo a vedere cosa fa e poi andiamo a vedere la documentazione per avere maggiori dettagli sul significato, no? Sui casi particolari in cui funziona. L'altra cosa che vi voglio accennare, se andate qua nel materiale, devo aver messo da qualche parte, non l'ho messo perché sono bravo, a dimenticarmi le cose, forse sotto esame, sì, sotto esame, c'è un documento che si chiama prontuario contenente le funzioni e i metodi principali, in gergo il cheat sheet, no? Il bigliettino dell'esame non ve lo dovete fare voi, ma ve lo diamo noi, ok? Tanto non mi serve, nel senso che l'esame non è solo ricordarsi che c'è quella funzione, ma sapere come usarla, no? E quindi abbiamo preparato, adesso vediamo, magari di anno in anno ci aggiungiamo dei pezzi, lo facciamo evolvere, un fogliettino in cui in modo molto molto condensato, molto riassunto, quindi uno chiaramente deve capire cosa sta facendo, ci sono, non tutte, perché se no sarebbe stato 100 pagine, ma le principali funzioni e metodi che potete utilizzare, divisi per categorie, quindi ad esempio matematica, operazioni comuni, stringhe, è questa qua verde, e quindi qua sono citate le principali metodi delle stringhe che possiamo utilizzare. E poi più avanti, quando faremo gli altri argomenti del corso, ci saranno gli altri blocchi. Questo, come vi dicevo, lo potete scaricare quando volete, all'esame lo trovate, l'esame sarà chiaramente sulla piattaforma online, ma lo trovate accessibile lì dentro, quindi lo potete consultare, oppure ve lo potete anche portare stampato, se preferite, per chi ha, diciamo, maggior preferenza di consultazione della versione cartacea, okay? Se trovate degli errori in questa cosa qua, ditelo, così li aggiorniamo, lo correggiamo, però può essere utile appunto avere, no, a colpo d'occhio quelle che sono alcune, no, le principali funzioni con cui possiamo lavorare. Allora, questo è grosso modo, no, ciò che dico ancora questa cosa. Grosso modo sono le cose che ci interessa sapere sulle stringhe, poi ci facciamo qualche esercizio. C'è ancora un dettaglio in più, che non tutti i caratteri, Unicode o in generale i caratteri definiti, sì, Unicode, definiti nella tabella Unicode, non tutti li posso scrivere con la tastiera, no? Ad esempio, abbiamo visto prima che io non posso scrivere una stringa che contenga una capo, perché se vado a capo mi danno un errore di sintassi. Come faccio a indicare che la stringa deve contenere un carattere di a capo a un certo punto? Sì, c'è la sintassi con la triple virgolette, ma è pesante, no? Come faccio a inserire un carattere che magari è appunto una faccina, un carattere di una lingua strana? L'abbiamo visto sul sito Unicode, i caratteri cinesi. Ma io sulla mia tastiera non li posso fare. Dovresti avere il Windows impostato in cinese, allora ti permette di scegliere di costruirli. E come faccio, se voglio costruire una stringa che abbia dentro un carattere cinese, a farla comparire? Non posso scrivere il carattere in quanto tale. Vabbè, vado sul sito, faccio copia e incolla. Sì, questo funziona. Però, sai, non è che sia comodo, no? Allora, c'è un meccanismo per poter inserire all'interno delle stringhe dei caratteri che non posso inserire direttamente alla tastiera. Sono le cosiddette sequenze di escape. La sequenza di escape è tipicamente una sequenza di caratteri che inizia col simbolo backslash, che non è la sbarra normale della divisione, ma è l'altra, quella che pende dall'altra parte, la barra rovesciata. Okay? Allora, la sequenza di escape che può essere più utile è ad esempio quella per mettere delle virgolette dentro una stringa. Se io voglio dire egli disse hello, tra virgolette, non lo potrei fare normalmente, perché in realtà le virgolette doppie andrebbero a chiudere la stringa che ho iniziato con le virgolette doppie qua. Allora, dentro una stringa delimitata da virgolette doppie, come faccio a inserire il carattere virgolette doppie? Per fargli capire che io qua voglio inserire queste virgolette e non voglio chiudere la stringa? Allora, uno dice sì, ma allora, senti, delimitami una stringa con le virgolette singole, così quelle doppie le puoi usare dentro.
sì, va bene, però è una soluzione parziale, perché se io avessi un messaggio che deve contenere sia virgolette doppie che singole, tenete presente che noi in italiano usiamo molto l'apostrofo, l'apostrofo, e quello lì è la virgoletta singola. Quindi, allora c'è il modo di dire, guarda, backslash, virgoletta, questi due caratteri non sono due caratteri separati, ma sono una sequenza di controllo, una sequenza di escape, che fuggono rispetto alla normale interpretazione delle stringhe e applicano una regola diversa. Quindi questa coppia backslash virgoletta viene interpretata dicendo inserisce all'interno della stringa una singola virgoletta, e questo è un carattere dentro la stringa e non è il carattere di fine stringa. E se voglio inserire davvero uno slash, lo devo mettere doppio, quindi c'è un carattere di escape per generare il carattere di escape stesso, e va bene. La capo lo ottengo con barra n. Ad esempio, se io stampassi asterisco, barra n, asterisco, asterisco, barra n, asterisco, 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 quindi una manciata di asterischi, ma andando a capo nei punti strategici, l'esito di questa print è quello di stamparmi non una riga, ma tre righe. Perché mi ha stampato l'asterisco, poi mi ha stampato la capo. Stampare la capo non è che fa vedere nulla, ma porta il cursore a capo, di cui poi ho stampato gli altri due asterischi, e poi sono di nuovo andato a capo, cioè ogni volta che stampo un barra n vado a capo e il resto della stringa verrà riportato sulla riga successiva. Quindi, quando dobbiamo inserire un carattere che non è inseribile direttamente, possiamo usare queste sequenze di escape. Qui c'è l'elenco delle principali, no? Virgoletta singola, virgoletta doppia, doppia virgoletta, barra n per la capo e poco altro. E questa regola delle sequenze di escape vale anche per inserire dei codici Unicode di caratteri che non possiamo scrivere o non vogliamo scrivere, semplicemente facendo barra u e quattro cifre del codice numerico, se quel codice Unicode ha fino a quattro cifre, oppure barra u maiuscola e otto cifre se invece quel carattere, diciamo, richiede più di quattro cifre in base a 16 per essere rappresentato. Quindi se io di un carattere conosco il codice Unicode, lo posso inserire in una stringa con questi metodi, oppure uso CHR per farlo. Se volete potete provare a scoprire che cosa fanno queste stringhe qua, non le ho messe a caso, non sono messe a caso queste cose, ma vogliono dire qualcosa. Ok, con questo proviamo a fare qualche un po' di ginnastica nella mezz'oretta che ci rimane. Fatemi fare un nuovo file stringhe.py. Ad esempio, supponiamo di voler, dato un nome di persona, stamparlo con la prima lettera correttamente maiuscola. Ad esempio, se mi arriva una stringa che è Gigi, io stampo Gigi. Quindi immaginiamo di partire nome 1 uguale Gigi, nome 2 uguale, proviamo un po' a ragionare su come possiamo ottenere questo risultato, che non è nome1.upper. Se stampassi questo, mi darebbe Gigi tutto in maiuscolo. E io invece non lo voglio. Allora, con quello che sappiamo, quello che abbiamo visto quest'oggi, possiamo usare tutto quello che ci serve. Nome, scusa? Oh,
nome 1, punto mi piace questa. Replace, G minuscola, con G maiuscola. Anche 1. Quindi stampa Gigi, adesso arriva Piero e non funziona più. Quindi attenzione, noi abbiamo sempre bisogno di una soluzione generale, perché sennò faccio prima a fare print Gigi, se so che l'input è già Gigi, l'output deve essere Gigi, lo stampo e basta, no? No, capitalize non lo usiamo, perché è troppo facile, fa tutto lei. Allora, cerchiamo di non tuffarci subito, perché tuffarsi in una piscina asciutta fa male, non tuffarci subito a codice. Qua cosa dobbiamo fare? Dobbiamo separare concettualmente la stringa in due parti, no? La prima lettera che va modificata, il resto no. Poi ci vediamo se il resto no. Allora, se noi avessimo una sola lettera, P, sappiamo come fare a metterla in maiuscola, no? C'è il metodo upper. Quindi noi potremmo, adesso fatemi fare il pedante, scrivo 20 istruzioni quando ne basterebbe una. Prima lettera. Come lo ottengo? Come nome 1 di 0. Questa è la prima lettera, che però è minuscola. La voglio mettere in maiuscolo. Prima lettera maiuscola. Uguale prima lettera. Punto upper, aperto e chiuso tonda. Quindi avevo un problema, devo trasformare una parola, un unico metodo applicato a questa parola non c'è, non lo trovo, non funziona. Allora la separo in due e faccio due cose diverse sulle due parti. Sulla prima parte estraggo una lettera, me ne basta una, e la metto in maiuscolo. Sul resto, come faccio a estrarre il resto della parola? Prendo un range, una slice, no? Come abbiamo visto, con l'operatore due punti, dicendo nome 1, dal secondo carattere, che si chiama 1, fino al fondo. Quindi separo il nome 1 in primo carattere, indice 0, e il resto, tutti gli indici da 1 in poi. E a questo punto il nome 2 basterà rimettere insieme i pezzi. Prima lettera maiuscola più il resto della stringa. Quindi anche con Piero funziona. Dimmi. Dunque, lui dice, voi vuoi usare replace con un parametro variabile. No? Quindi fatemelo scrivere sotto. Dimmi se ho colto la tua idea. Nome 1, punto replace. Dunque, la prima lettera, nome 1 di 0, con? Sì. Sì, che è necessario, virgola 1. Questo funziona.
a occhio, nel senso che lui prende, usa il metodo replace per sostituire una sottostringa a un'altra, qui stiamo parlando di sottostringhe di un carattere solo, e dice sostituisco i, come vedete come le idee poi salgono dagli errori, dagli errori precedenti, no? Lui ha fatto una cosa che usava la G minuscola, che funzionava ma non era generale, e lui ha detto ma questa idea qua mi piace, proviamo a generalizzarla. Allora cosa devo sostituire? Non la G con qualcos'altro, ma la prima lettera con qualcos'altro. Quindi al posto del valore da sostituire, che non è una G, è la prima lettera che mi trovo sotto il naso. E la sostituisco con cosa? Con lei stessa, a cui ho applicato la funzione upper, e quindi mi restituisce la maiuscola corrispondente. Poi è importante mettere questo 1, per fortuna la curiosità del vostro compagno prima ci ha fatto scoprire che replace aveva il terzo parametro, altrimenti non l'avremmo saputo e avremmo detto no, non funziona replace, no? Perché se la stessa lettera comparisse più avanti verrebbe messa in maiuscolo anch'essa, che non vogliamo fare. Per fortuna abbiamo scoperto che c'è il terzo parametro e quindi ci permette di dire alla replace, una volta che hai fatto una modifica, basta non farne altre, anche se trovassi la stessa lettera più volte. Dimmi. Sì? Non ho capito. Ce l'hai con l'uno? Ce l'hai con questo uno? Cioè tu vuoi fare, allora, altra variante. Nome 1 di 0? No. Questo 1 non è superfluo? No, perché se non mettessi l'1 e io avessi come nome Nanni, lui mi prende la N e tutte le N me le mette in maiuscolo. Okay? Io invece voglio solo che la prima, quindi dimenticare questo 1 fa sì che non funzioni con tutti i nomi che contengono ripetuta al loro interno la stessa lettera della prima dell'iniziale. È un esercizio fondamentale capire quando funziona e quando non funziona. Noi dobbiamo costantemente seviziarci, farci del male dicendo ok, questa va bene, prima di essere sicuri che vada bene proviamo a pensare come potrei metterla in crisi, no? Siamo in tanti, è divertente perché si può fare un gioco, a uno viene in mente un'idea, all'altro viene in mente l'altra, ma tante volte arriva una soluzione che è fragile, nel senso che non funziona per cose a cui non avevi pensato. Confrontandosi per fortuna si riesce a scoprire e a migliorare. Dimmi. La seconda sostituzione. Se avessi messo 2, lui avrebbe, nel caso di Nanni, avrebbe messo A, così. Questo è, andiamo a rileggere, attenzione, non credete mai alle mie parole. Dove era il sito? Qua, diceva... Se c'è count, only the first count of currencies are replaced. Quindi vuol dire che sostituisce al massimo 2, al massimo perché magari non ce ne sono 2, ma non ne, quindi lui conta le sostituzioni, non la posizione o altre cose, il numero di volte che ha fatto la sostituzione. Quindi questa è un'altra soluzione possibile. Forse più contorta, ma alla fine arriva allo stesso risultato. Questo forse più lineare. Fino a quando io non trovo l'amico simpatico che mi scrive Piero così. Perché io non ho detto, dato un nome di persona, non ho detto che questo nome di persona era scritto tutto in minuscolo. Vabbè, mi sto un po' prendendo in giro, ma... Ho messo un esempio, ma un esempio è sempre un esempio. Altra cosa fondamentale. Quando vi danno un esempio, l'esempio non è la legge, è un esempio. Il programma non deve funzionare solo in quel caso di esempio o nel caso in cui, cioè, le caratteristiche dei dati sono simili a quelle dell'esempio.
Allora, io qua c'è scritto un nome di persona, non c'è scritto come è scritto questo nome di persona. Non c'è scritto perché la specifica non è fatta bene, non è completa. Però mi deve venire il dubbio. Ma come è scritto questo dato? Se posso lo chiedo. Ma come è scritto questo dato? Cerchiamo di chiarirci. Ma altrimenti devo mettermi nel caso più generale. Che non è che sia particolarmente più difficile. Devo pensarci. Perché avendo risolto il problema sulla prima lettera, cosa farò? Farò upper della prima lettera e lower del resto. Cioè uso lo stesso metodo. No? E quindi il resto lo devo mettere in minuscolo uguale resto.lower. E quindi sommo la prima lettera maiuscola con il resto in minuscolo, quindi anche il Piero che urla diventa un Piero normale. La consegna scritta in due righe è chiaramente incompleta. No? È un nome di persona? Scritto male, così come era scritto male Piero scritto tutto in minuscolo. Allora, lui mi chiede i nomi composti, non li possiamo fare così. Per farlo sui nomi composti, quindi già un spazio Paolo, non riusciamo con le cose che conosciamo oggi, non siamo in grado di farlo. Si può fare in due modi, no, si può fare in 100 modi. Per avere nomi composti dovrei prendere la stringa, separarla nelle sue componenti, mettere in maiuscolo ciascuna componente e la rimetto insieme. Quando faremo le liste sarà un attimo, basterà una funzione join e split per fare questa operazione qua. L'alternativa è quella di andare avanti carattere per carattere e sostituirli, ricostruire la stringa un pezzo per volta, però ci serve conoscere come fare cicli for per iterare sui caratteri. Oggi questo stesso problema con un nome composto non lo sappiamo risolvere. Dimmi. Così? Funziona. Funziona perché io prendo il primo carattere, senza guardare cos'è lo faccio upper. Prendo il resto e, fregandomi di come fosse scritto, lo metto lower. È carino che abbiamo l'altra soluzione sotto, perché io mi chiedo a questo punto come fare, o se si può, se siamo capaci, a far funzionare anche questa soluzione con Piero Ubriaco. No, allora, il bello di questa istruzione qua era che non ti separa con una variabile in più e te lo rimette insieme, eccetera, no? Quindi, altrimenti è chiaro. Un altro? Per un altro replace, attenzione, che qui l'abbiamo fatto in un caso particolare perché sapevo che era la prima lettera e solo quella da sostituire. Potrei fare un punto replace di qualche cos'altro? Di che cosa? Di nome 1? Di 1? Con lowercase? No? Sì, va bene, lo posso fare, ma poi... Quante volte devo farlo? Quanto è lunga questa stringa? Esatto. Quello che dice lui è... Esatto. Sono tante cose esatte, ma questa è la stessa cosa che avrei fatto io. Prendo quello che arriva. Lo sbatto tutto in minuscolo, fregandomi di come fosse arrivato, e poi chirurgicamente alzo in maiuscolo la prima lettera. Cioè lo normalizzo prima come prima cosa e poi lo vado a correggere. Faccio il lavoro due volte, nel senso che la prima lettera prima la metto in minuscolo e poi la rimetto in maiuscolo, va bene, se frega. Però almeno la parte, diciamo così, chirurgica che è questo replace
lavora su un dato che è quello di prima. Cosa abbiamo fatto? I matematici ci direbbero, ci siamo ricondotti al caso precedente. Avevamo una soluzione figa quando il nome era tutto minuscolo e poi mi dicono, ma se il nome non è tutto minuscolo, aspetta un attimo, mi riconduco al nome tutto minuscolo e riapplico la soluzione di prima, testo fregato. In realtà questo lo potevo fare anche prima, Cioè qui ho fatto il resto.lower chirurgicamente, ma probabilmente lo potevo anche fare direttamente sul nome 1. Facciamo un lower, mettiamolo pulito e poi dopo ci lavoriamo sopra. Per fortuna sono dati, i dati si possono sovrascrivere, si possono aggiornare. Quindi se lo aggiorno prima o lo aggiorno dopo, se mi è più comodo aggiornarlo prima e diciamo, ripulirlo, lo faccio. Non devo sentirmi in colpa perché quella prima lettera, prima l'ho messa in minuscolo quando in realtà so che doveva andare in maiuscolo. Ok? Dimmi. Sì, il metodo replace lui chiede se può sostituire uno spazio col vuoto, la risposta è sì. Io posso sostituire con replace al posto di una stringa di qualunque lunghezza un'altra stringa di qualunque altra lunghezza. Quindi può essere più breve o più lunga, compresa la stringa vuota. Il primo parametro, quello da rimpiazzare, non può essere la stringa vuota invece, perché se no esploderebbe tutto. Però quello che dici tu è se io prendo una stringa A spazio B, posso replace, sostituire lo spazio con il vuoto e mi dà A B tutto attaccato. Certo. Non mi risolve il problema dei nomi multipli, Però dice che se tu ti chiami Gian Spazio Paolo, io ti ribattezzo Gian Paolo attaccato perché lo so risolvere, ecco, non è la soluzione. Oh, beh, ovviamente la prima soluzione, quella che abbiamo fatto, in realtà è molto prolissa. Uno avrebbe preso nome 1 di 0.lower più nome 1 di 1 fino in fondo punto upper. Scusa, al contrario. E questa dovrebbe funzionare nello stesso modo. Cioè, è la stessa cosa, semplicemente anziché avere le variabili intermedie, una volta che ho capito come funziona, e quando è che ho capito come funziona? L'ho capito perché ho già visto molte volte cose simili, quindi la mia esperienza mi dice che so che funziona, oppure perché magari l'ho fatto passo passo, l'ho debuggato passo passo, so che funziona, adesso per evitare di avere prolissità nel codice lo condenso in un'unica istruzione che fa le stesse operazioni. Questo in realtà contiene un errore, l'ho scritto senza farlo apposta, ma poi l'ho lasciato dentro apposta. Qual è l'errore? Mancano le parentesi qua. Va bene, non è detto che uno se ne accorga. Cosa capita se mancano le parentesi? Quando faccio run mi dà un errore strano. Proviamo a leggerlo, perché a volte gli errori non sono mai strani, però bisogna poi entrare nella logica di come funziona il linguaggio per capirli. Lui dice, tra l'altro, e questo è un lusso che ci dà Python 11, perché fino alla versione precedente non era proprio così preciso, mi dice, guarda, su questa riga 15, e in particolare proprio qua, vedi che mette la frecciolina, no? Mi prende fortemente per stupido, in questo punto qua, dove c'è questo più, c'è un errore. Unsupported operand types. E io già dico, ma come? Sono stringhe. Ho fatto lower e upper, sono tutte stringhe. Perché mi dici che non è supportata l'operazione di più tra due stringhe? L'abbiamo fatta sempre. Perché lui dice, le operandi di questo più sono una funzione o metodo e una stringa. Cioè mi sta dicendo, guarda che il primo pezzo qua davanti non è una stringa, è il nome di un metodo. È il nome di una funzione, non è il risultato dell'invocazione di quella funzione lì. Purtroppo lasciare il nome di una funzione senza le parentesi non è un errore di sintassi, ma lui estrae un valore
che è un valore non di tipo stringa, ma di tipo funzione. È utile quando, se uno, chiaramente andando avanti nella programmazione, ci sono una categoria di programmazione che si chiama programmazione funzionale, in cui crei funzioni passando funzioni come parametri, no? Quindi fai funzioni di secondo ordine e cose di questo genere. Per poter supportare la programmazione funzionale sono stati costretti a rendere lecito e non un errore di sintassi usare il nome di una funzione come un valore. E questo però purtroppo fa sì che questo errore, me ne accorgo, non è un errore di sintassi ma un errore di semantica, quindi me ne accorgo solamente quando eseguo il programma. Quindi quando questo messaggio è strano non significa devo andarmi a farmi curare, ma significa semplicemente ho dimenticato le parentesi qua. E quindi dovrebbe darmi lo stesso output, dai, lo stesso output, beh, stampato due volte perché l'abbiamo stampato due volte. Dimmi. Questo qua del replace? Non ti sento, scusa. Non ti dà il risultato corretto quando? Vediamo. Beh, a me sembra che sia corretto, magari dipende cosa hai scritto tu. Avevamo anche, sì, questo. Mettiamo anche delle P magari, poi si ripete la stessa lettera, ma mi sembra che tutte e tre siano soluzioni che fanno, diciamo, che risolvono tutte e tre lo stesso problema. In modi diversi, va bene. Allora, questo era un primo esempio. Io vi lascio magari pensare su un altro esempio, un altro esercizio di questo tipo, no? Tipiche cose che comunque sembrano facili, poi però richiedono un pochino di pensare. Fatemi pensare a un esempio. Sì, diciamo così, data una stringa, sostituire tutte le vocali con la vocale successiva. Ritorno alla A. Quindi la A diventa E, la E diventa I, la I diventa O, la O diventa U e la U diventa A. Questo è il giochino sul replace, ma sull'ordine con cui si fanno le operazioni. Ok? Vi voglio solo accennare, allora, se noi abbiamo parola uguale cane, così ho solo due vocali, mi viene da fare parola punto replace A con E. No. Lavori con questo livello di ingrandimento. E poi la E con I. Mi dite che non funziona, certo che non funziona. Dovrei... scusate.
Ma chi legge il testo sembrerebbe dire, vabbè, facile, la A la rimpiazzo con E, la E la rimpiazzo con I, eccetera, il problema è che qua viene fini, no? Perché ho già rimpiazzato la A con la E, e quindi quando faccio il replace, qui non c'è intelligenza, eh? Allora, innanzitutto qua ci rendiamo conto che parola è una stringa e quindi posso applicare il metodo replace. Il risultato del metodo replace a sua volta è una stringa, e quindi posso riapplicare il metodo replace, tranquillo. Il problema è che questa stringa è il risultato di quella precedente in cui la A ho sostituito la E. E allora voi mi dite, bravo pirla, devi fare al contrario. Prima la E fai diventare I, poi la A la fai diventare E. Che sicuramente risolve questo problema. Poi attenzione, che questa è una cosa circolare, quindi non esisterà mai un ordine che va bene per tutte. Però ho detto che vi lasciavo pensare, quindi è giusto che vi lasci pensare. No? Pensatelo con parole che contengono tutte le vocali e vedrete che cosa salta fuori. No? L'altra cosa, ecco, ve lo dico solo, quando attenzione a non fraintendere cosa fa replace, non posso scrivere AE, virgola, EI. Potrebbe venirci in mente, ma sì, ma allora le A le sostituisco con le E le sostituisco con le I, e quindi il replace gli do una stringa in cui ci sono le lettere da sostituire e le lettere con cui sostituire. Ecco, non funziona così il replace. Poi potremmo, quando impareremo, costruirci una funzione che lavori così, ma questa non lavora così. Questa va a cercare se c'è la sequenza consecutiva AE e la rimpiazza con la sequenza consecutiva EI. Quindi se ho più sostituzioni da fare una a una, ho bisogno di fare tante replace separate. Il primo che arriva una soluzione che gli piace la scrive su Telegram. Il secondo vince anche lui, pari merito. Con chi è del turno del mercoledì ci vediamo più tardi, gli altri domani. Buona settimana.